sfida prevede, ti dico, questa sfida prevede Pegasus con la Gold Cloud versus Ewatch di Bleach. Posso parlare prima che un momento. Giusto per documentarmi sul un momento che abbiamo un nuovo arrivo. Ascarel, buonasera. Buonasera, buonasera. Scusino per il ritardo, ma ahimè avevo un po' di impegni. Facciamo una cosa. Ti faccio dare il giudizio della sfida precedente. Ok. Questa qui. Arale versus Peter. Allora, considerando quel poco che ho di ricordo di Arale, considerando che Peter sotto effetto di radiazioni atomiche e tutto il resto, per una questione di pura e semplice preferenza quant'altro, è Peter. Perché Arale mi è sempre stata sui coglioni, quindi a prescindere da qualunque cosa va Arata a fine. A me Peter, per questo gli ho dato la vittoria ad Arale. Siamo all'opposto. Avete visto? Ho trovato chi mi ha detto Peter. Vabbè, No, questa volta non conta. Tanto è indifferente, nel senso, il punto fondamentale è che qualcuno deve fargli il culo ad Arale. Questo soggetto potrebbe avere la possibilità, in quanto personaggio ancora più comico di un personaggio comico, per modo di dire, quindi gli diamo un po' di plot armor e vado via che... e andiamo su Peter, via. Se fosse stato Peter, non c'è cioè Peter normale, composito, oserei dire, avrei detto anch'io lui. Però se è solo questa versione, non ce lo vedo. Perché la prossima volta che facciamo, scusami, Peter composite contro Homer, Peter contro il pollo. Il composite che sta a significare? Se non sbaglio, ci sono delle scene nei Griffin in cui lui esiste fuori dall'universo, o robe del genere. Ah, boh, non lo so, quindi non mi ricordo. Io pensavo che questa era la fits più realistica. Ecco perché la sfida è stata fatta con Peter Atomic. Perché volevi il realismo. Esatto. Mettere il realismo contro Daralle non ha molto senso. Lo so, però vabbè, un realismo con il Toon Force. Ok, dai, però almeno ho beccato un voto per Peter, che cazzo. Passiamo alla prossima sfida. Ok, dai. Passiamo alla sfida seria. Quella lì che stavamo per commentare è Pegasus con la God Clot versus Ewatch di Bleach. Allora, facciamo così. Date che arriva Asgarel per ultimo, parla Asgarel per primo. Ok. Beh, molto semplice. Allora, Pegasus lo conosco, adesso non mi ricordo i dettagli della God Cloth. Non ho idea di chi sia l'altro, quindi boh, fa cose. Non hai letto Bleach? No, anche perché avendo poco tempo da dedicare, considerando che ci sarebbe parecchia roba per recuperare Bleach, no, ci sarebbe veramente troppo da dover recuperare. Sad. E quindi... Boh. Ok, Kevin. Posso parlare prima a Kanzen perché sono ignorante sull'avversario di Pegasus. Ok, così Kanzen, sfoggia allora tutta la tua sapienza. Allora, il tier generale dei personaggi è lo stesso a livello di forza. Io li intendo entrambi allo multiversal, sinceramente. Però ci sono altre cose da valutare. Ovvero la velocità, ovviamente Pegasus è leghe sopra in velocità rispetto ad Ewatch, perché diciamo che in Bleach ok superano la velocità della luce, ma non è che hanno fits di bilioni la velocità della luce, robe così. Quindi come, come velocità i Saint Seiya sono superiori. Sì, i God dei Saint Seiya sono assolutamente superiori, però d'altronde non vedo come possa... Seiya, beh, passare robe come l'All Might che o bypassare Miracle, che sarebbe? O, cioè tutti i poteri OP di Ewatch, appunto. E se contiamo che ovviamente Ewatch e Pop, ovviamente nel Soul King.
Almighty praticamente gli permette di vedere tutti i possibili futuri e diventare immune a quello che vede, perché ovviamente si prepara costruendo cose, tipo per esempio nel manga lo usa contro i protagonisti, vedendo il futuro e piazzandogli delle trappole dove sa che loro andranno, così loro camminano e si attivano le trappole o robe del genere. Però questo è un uso abbastanza, Quindi non diciamo, è un limitato uso in rispetto a quello combattimento, è che un uso vede. Sì, è. strategico. Sì, è ovvio, è strategico vedere il futuro, perché tu sai cosa succede, lui prepara quello, cioè vede praticamente tutti i futuri che possono esserci e sceglie di percorrere quello che gli fa più comodo, Però se che è se una lo cosa trova del davanti non si può, non può usare questo All Might. genere. Cioè, Almighty è passivo. Almighty è passivo. Non è che lo deve attivare, cioè, lui ce l'ha. Lui, a prescindere quando è assorbito il Soul King, vede i futuri e basta. E sceglie quale percorrere. Invece quello lì, Miracle. Miracle semplicemente è lo shrift che originalmente era del suo sottoposto Gerald, che gli permette semplicemente ogni volta che subisce danno mortale di ritornare più forte. È uno Zenkai. Sì. Sotto steroidi enormi, ma sì, è uno Zenkai. E Ok, infatti dic c'erano diciamo tipo che tutti i allora, futuri. diciamo che quello All Might non lo può usare. Che dato che è una preparazione strategica alla battaglia, quindi se te Ma lo che, tieni perché non lo può davanti. usare? È una sua abilità, lui ce l'ha a prescindere. Sì, ma ce l'ha davanti, non ha il tempo di preparare qualcosa. Cioè, mentre lui vede il futuro, quello Pegasus si è scaricato addosso 100 colpi. Il problema è, Pegasus partirebbe Bloodlust andando subito ad attaccare? No, lo conosciamo. Quindi i primi 2 minuti della battaglia, diciamo che è così, però una volta presa la battaglia, pensa che continua e continua a blasterare. Dipende quanto percepisce il pericolo di Ewatch. Se all'inizio vede che una sua strategia fallisce, penso che si preoccupa un po', che dici? Sì, ovvio, però il punto è che Ewatch vede qualunque cosa lui possa fargli prima che lui lo faccia. Sì, ma se Pegasus gli dà il tempo, dato che perché io penso che sia così, se un cavaliere è alla velocità della luce, anche il pensiero è alla velocità della luce, le reazioni di un pensiero, di una strategia, fisico soprattutto, le reazioni fisiche di una schivata, eccetera, sono alla velocità della luce, no? Ovvio, sì. Quindi, secondo te, se Ewatch si mette un attimo a pensare, Saiya non lo supera. Cioè Pegasus, scusa. Cioè, per Gasossa sì, ovviamente sarebbe più veloce, e questo l'ho detto anche io in partenza. Perciò ti dico, non gli darebbe il tempo di usare All Might per la seconda volta. Però poi entra in gioco Miracle. Quindi praticamente Ewatch è mortale. Sì, Cioè non lo ammazzi. fondamentalmente sì. Cioè nel manga lo hanno ammazzato perché la storia doveva finire e con una cosa molto specifica che Seiya non avrebbe. Quindi, Cioè? ovvero ci voleva una freccia fatta dall'argento derivata dal sangue di un Quincy. Perché Diciamo che quella freccia per un secondo inibiva il potere di All Might, appunto. E inibendo il potere tu potevi colpirlo e lui scattava. La freccia di Sagittar ha più o meno queste facoltà. No, non è la stessa cosa. Sì, blocca il cosmo, blocca l'energia di un Vabbè, cavaliere. Ewatch non ha mica il cosmo, scusa. Più o meno. Cioè, voglio No, dire. cioè. No, voglio dire, più o meno le reazioni sono quelle. Diciamo che cambia perché la fonda energetica. No, ma il punto è che la freccia di Ewatch era una cosa specifica per lui, non era, o per i Quincy in generale, non era una cosa che bloccava il potere di chiunque nell'universo di Bleach. Capito. Quindi praticamente diamo tempo al tempo, Ewatch vince. Sì, perché comunque torna sempre più forte, poi non ha solo quelli lì, ha anche Imaginary, volendo, che anche quello lì è bello rotto, E che cos'è? perché letteralmente qualunque cosa Ewatch pensa succede.
fantasia, quelli di Bleach. Sì, volendo potrebbe avere anche X-Axis, che vuol dire che il Watch diventa di luce, quindi come lo colpisci? Vabbè, ma la smettiamo di axarlo. Cioè, tra un po' nemmeno Zeno lo distrugge. Io ho capito una cosa, il mio altro andrà ai Ewatch, come cavolo si pronuncia, Ewatch. Ok, allora, ricapitolando un po' i voti, qui abbiamo Kansen dice Ewatch, Kevin dice Ewatch, Asgarel? E viste le spiegazioni e tutto il resto, non posso che dargli ragione a questo punto. Sulla base delle informazioni che non avevo e che adesso ho, a questo punto mi sembra abbastanza superiore il buon Ewatch. Purtroppo hanno davvero esagerato con i poteri di Ewatch. Il voto è aperto anche a chi ci sta seguendo, potete lasciare il vostro giudizio nei commenti. Sfide una volta diceva Pegasus, però ora temi un po'. Pensavo di aver fatto uno stomp per Ewatch mettendo un multiversal, però a quanto pare no. Cioè, chi deve usare dei Saint Seiya per Ewatch? Virgo? Un dio direi, ti consiglierei un dio, qualcuno di proprio rotto. Perché se gli metto Gemini che apre la dimensione oscura? E quindi? Lo sai che chiunque in Bleach usa tecniche per spostarsi tra le dimensioni, vero? Sì, ma quella è oscura, quindi è persa. E cosa ti fa pensare che una tecnica qualunque di Bleach non basti per uscire? Perché al di fuori... Cioè, dopo letteralmente tecniche, per cioè, portali non ha un percorso. Comunque, tutto. Cioè, come ti devo dire, non ha un percorso come dimensione, è una dimensione... così perduta, quindi non pensi che abbiano il senso di orientamento per tornare nella dimensione normale. Ma non ci vuole senso di orientamento, cioè in Bleach letteralmente aprono portali per andare sulla Terra piuttosto che sulla Soul Society o nel Lueco Mundo, e dovunque tu sia entri in quei mondi lì. Oltretutto già Phoenix riesce a scappare dalla dimensione oscura e anche dal triangolo d'oro di Kannon. Poi, come già detto, Ewatch potrebbe semplicemente vedere la cosa prima che gli venga fatta e letteralmente schivarla, punto. Per me, invece, Ade potrebbe battere Ewatch perché la sua spada colpisce anche l'anima, quindi lui resterebbe in una condizione di coma per Ade quale? Della saga Senza Hades oppure Lost Cowards? Quello col suo vero corpo. Vabbè, conta non che si vede mai Ewatch col suo vero un'anima. Corpo, Sì, si vede. Ewatch fondamentalmente è un'anima, quindi per ucciderlo ci vuole cancellazione dell'anima. E anche i suoi attacchi ovviamente colpiscono direttamente dell'anima, essendo lui un'anima. Sì, ma la spada di Hades colpisce l'anima. E vabbè, perché tutti gli attacchi di Bleach colpiscono l'anima, cioè per questo. È inutile che ha perso putello, tanto non sapevo nulla di conto mio. Kansen sapientino. Ok, dai, andiamo. Shoryuken!